Buon dia a tutti. Come potete vedere, l'autunno è arrivato. Io sono in Russia e io voglio mostrarvi le parve parcos che il apro infantes. Si vede? Oh, anche un gatto, io vado a mostrarvi il gatto. Ah, il non vuole essere filmate. Questo è comprensibile, ha le regole per le privacy. Ah, ha due gatti. Un'altra cosa che voi potete trovare interessante, non usual, queste parve casas che voi vede. Questo è garages. Il non ha multes, ma il ha alcune areas della città, usualmente prossime alle zonas industriali, ubi il ha moltissime, il ha quasi un città di queste garages. Perché io vos mostro le parco di infantes? Perché? Io voglio dirvi che in Russia il ha molte, come dice, molte cose che non funziona o funziona male, ma una cosa che funziona bene è lo che riguarda le infantes. Il ha molte attenzione, on dedica grande attenzione al maternità e al vita del infantes, all'educazione. Il ha moltissime scuole e asilos infantil. Posso poter ricordare dietro a me un altro parco, usualmente prossime a omne a cata grande casa. Il ha parcos pro infantes e vos vide l'edificio gialne è su una scuola, possiamo non vedere il colore perché non ha le sol, ma è su una scuola e ha due altre scuole e asilos prossime. Allora questo è molto confortabile, che non deve viaggiare per portare l'infante a scuola o all'asilo. E questo è stato, posso mostrare le parco, questo non è molto grande, il ha plure cose per le infantes, il ha moltissime di queste parcos, il ha un campo pro football, questo non è un gran cosa a riguardare, ma in caso che voi non vedete un campo di football, io vi lo mostro. Di fatto io non vedete una persona a giocare in questo campo, ma probabilmente questo dipende dall'orario al quale io mi promena in questa area. Allora io vi saluto e buon dia a tutti.